Ciao ragazzi, eccoci, benvenuti al canale. Siamo nel giorno che porta alla partita poi di domani. Domani sarà una partita molto, molto importante, è la partita prima della sosta. Sappiamo che la partita prima della sosta in generale crea comunque sempre degli scompensi, è sempre un pericolo. È sempre qualcosa da cui guardarsi, bisogna stare un po' attenti. E è una partita anche ricca di emozioni perché in panchina nel Bologna c'è Thiago Motta, uno dei nostri eroi del triplete, uno dei giocatori a cui siamo rimasti molto affezionati di quella grande squadra che ha portato a casa tutto quell'anno. E gli è mancata solo la Supercoppa Europea, però triplete con Coppa dei Campioni, Coppa Italia, Supercoppa, poi Mondiale per club e Supercoppa Italiana. Peccato per quella Supercoppa Europea persa a Monte Carlo contro l'Atletico di Madrid con il rigore sbagliato da Milito. Peccato perché potevamo fare 6 su 6. Comunque ricordiamo molto bene quella squadra, è entrata nella storia, è entrata nei nostri cuori e quindi rivedere Thiago Motta da avversario farà piacere sicuramente, un pochino dispiacerà cercare di batterlo e comunque tifargli contro. Detto questo, lasciando perdere per un attimo e anche definitivamente i discorsi che riguardano il romanticismo, quindi il ricordo dell'Inter che fu e di cui fu parte anche e che fece parte anche Thiago Motta. Dobbiamo parlare della partita dell'Inter contro il Bologna. Allora, l'Inter arriva dalle fatiche di Champions, ha speso tanto l'Inter contro il Benfica per portare a casa la vittoria, una vittoria che è rimasta risicata 1-0 nel risultato, ma in realtà nella mole di gioco, nelle occasioni create, è stata una partita senza storia, soprattutto nel secondo tempo, un secondo tempo clamoroso da parte della squadra di Inzaghi. Bisogna fare i complimenti non solo alla squadra, ma anche all'allenatore, perché poi spesso ci si dimentica dell'allenatore guardando la squadra giocare. Inzaghi è un allenatore molto bravo, che sicuramente ha qualcosa da sistemare con questo maledetto campionato, nel senso che ha un conto in sospeso col campionato, iniziando da quello di 2 anni fa fino a quello dell'anno scorso, dove le cose non sono andate benissimo con tante sconfitte, anche se poi l'Inter è arrivata terza. Quindi ha un conto in sospeso. Per il resto, è un allenatore che fa giocare benissimo le squadre, la squadra. È un allenatore che ha vinto 4 competizioni, battendo sempre Juve, Milan, oltre a Roma, Fiorentina, Atalanta. Ha fatto una finale di Champions League, restituendo ai tifosi dell'Inter, e io lo dico personalmente, quella cosa che gli è stata tolta nel 2000 e nel 2003 con quel doppio derby, con quel doppio pareggio in semifinale. Questa Inter dell'anno scorso, anche se poi non ha vinto la Coppa, è andata solo in finale, solo tra virgolette, ci ha restituito quella semifinale lì, no? Il sentimento ce l'ha ridato. E quasi ci ridava anche quel sentimento del 6-0 con il 5-1 del derby di un mese fa, e anzi un mese fa, 2 settimane fa. E stavamo per riprenderci anche quello, ma comunque con un 5-1 ci si va molto molto vicini e quindi è un allenatore che sta facendo benissimo. La cosa che su cui bisogna lavorare sono i cali di tensione. Ecco, ne abbiamo avuti tanti nel corso di questi 2 anni in campionato. Bisogna far sì che questi cali di tensione, come è successo contro il Sassuolo, non si ripetano e non si verifichino, soprattutto quando si gioca in casa e soprattutto quando si gioca contro squadre meno forti di noi, assolutamente alla portata. Quindi contro il Bologna sarà molto delicata per quello, perché arriva dopo la Champions, arriva dopo tantissimi impegni ravvicinati, abbiamo giocato molto di più del Bologna. E arriva anche prima della sosta per le nazionali, poi ci sarà la pausa di un paio di settimane e poi si ricomincia. Quindi attenzione molto alta. Proviamo a entrare un po' nella testa di Simone Inzaghi e cerchiamo anche di capire un po' quali sono le caratteristiche, quali sono le condizioni più che altro fisiche
dei nostri giocatori. Intanto qua mi è cambiata l'immagine dietro, quindi anche la luce si è spostata. Datemi un attimo che proviamo con il mio marchingegno a cambiare un po' la luce, così non va. Vediamo un po'. È un po' buia. Vabbè, la lasciamo così. Allora, allora proviamo a entrare un po' nello specifico di quelle che potrebbero essere le scelte di Inzaghi e le condizioni fisiche dei giocatori che in questo momento giocano, no? Devono giocare o fanno parte della rosa. Allora, fermo restando che bisogna considerare i giocatori out, quindi non c'è Arnautovic ovviamente, ma credo che abbiano recuperato tutti. Frattesi è recuperato, Sensi è recuperato, Cuadrado è recuperato. Ci sono giocatori affaticati, Ciala è molto stanco, si vede, Miki ha giocato tantissimo, Lautaro è spremuto ma sta giocando comunque ad altissimi livelli, perché anche in Champions ha giocato una grandissima partita, al di là del fatto che la palla non gli entrava, è stato sfortunatissimo, però ha giocato una grande partita e tra l'altro la UEFA lo ha votato come migliore in campo. E quindi bisogna un po' cercare di capire. Allora, io credo che in porta ovviamente ci sarà Sommer, la difesa potrebbe vedere qualche cambio, potremmo vedere Pavard, io credo che gli sarà data la continuità, Bastoni credo che giocherà ancora, potrebbe esserci De Vrij al posto di Acerbi in mezzo, a meno che non voglia fare Acerbi sinistra e De Vrij in mezzo, con Bastoni ancora a riposo, ma ha riposato tanto Bastoni nell'ultima partita, insomma, gioca. A destra Cuadrado è appena recuperato, quindi perciò io direi, dato qua continua a cambiarmi, quindi le luci cambiano, vabbè ragazzi, oggi va così, mi dispiace. Io direi che a destra verrà confermato Dumfries, perché Cuadrado non è ancora al 100%, a meno che Inzaghi non decida di far giocare Darmian e far riposare Dumfries, ma io Dumfries lo vedo talmente bene che mi sembrerebbe così uno spreco non farlo giocare, anche perché mi sembra in forma, non mi sembra stanco, secondo me il giocatore in forma va sfruttato se non è stanco fisicamente. Dumfries per me gioca, a sinistra potrebbe trovare spazio ancora Carlos Augusto, in mezzo bisogna fare dei ragionamenti, io non so voi cosa fareste, però io su Barella insisterei, perché Barella ha bisogno di ritrovarsi, ha bisogno del gol, ha bisogno di un assist, di una grande giocata, ha bisogno di tornare a essere decisivo in una partita, e quindi io su Barella insisterei. Credo che dall'inizio Ciala partirà, anche se è molto stanco, magari cambio in corsa, ma Ciala partirà, e può essere che Frattesi, se sta bene, io credo che stia bene, possa partire dall'inizio e possa in Mkhitaryan. Davanti è un bel dilemma, perché Thuram e Lautaro hanno giocato tantissimo, sono in tre davanti, il modulo non si cambia, sono in tre davanti, Sanchez, Thuram e Lautaro, uno tra Lautaro e Thuram dovrà riposare, credo almeno dall'inizio, quindi Sanchez potrebbe trovare spazio dal primo minuto. In questo momento secondo me potrebbe essere utile far giocare Thuram dall'inizio e far entrare Lautaro dopo, ma questo semplicemente per i minutaggi fatti fino a qui, sostenuti fino a qui da questi giocatori, e anche per l'alternanza, no? Cioè Lautaro è stanco, ha dato anche tantissimo l'altro giorno con il Benfica, giocando benissimo, ha bisogno anche lui di rifiatare, anche perché poi prenderà e dovrà andare in giro con la nazionale argentina, farà trasferte molto lunghe, quindi può darsi che rimanga anche a riposare nel primo tempo. Cuadrado è recuperato, quindi c'è, io credo che al massimo potrà dare il cambio ad Dumfries sulla destra, non andrà in nazionale, tra l'altro, con la Colombia l'Inter si è messa d'accordo, quindi Cuadrado, che è stato fermo ai box fino a oggi, non partirà con la nazionale, credo che sia una decisione saggia sia da parte dell'Inter ma soprattutto da parte della nazionale, che risparmia Cuadrado un viaggio inutile da questo punto di vista, ha bisogno di recuperare Cuadrado da Piano Gentile, e quindi direi che bene o male la squadra può essere pensata così. La cosa buona è che ci sono tutti a disposizione, ovviamente tranne Arnautovic,
e quindi vedremo un po' anche Inzaghi le scelte che farà, ha ampia gamba di scelta il nostro allenatore. Quindi vediamo un po' quello che succede. Domani la partita, quindi siamo già in attesa di vedere i nostri ragazzi in campo che se giocano come hanno giocato col Benfica o il secondo tempo con la Salernitana, insomma, sono una gioia per gli occhi. Io intanto vi saluto, vi ricordo la campanella di schiacciarla per le notifiche, il like, pollice in su se vi è piaciuto il video e poi vi prego, se avete voglia, iscrivetevi al canale perché ci stiamo lavorando tanto e quindi abbiamo bisogno di voi. Sempre Forza Inter!